Rieccoci pronti per il nostro Instant Focus per parlare del gender gap. Dove eravamo rimasti? Perché? Perché continua il viaggio alla scoperta delle società virtuose e di quelle meno virtuose nei confronti del gender gap a 8 dalla maratona Donne e Lavoro, ideata dalle Fonti TV, andata in onda lo scorso 8 marzo in occasione della Festa della Donna. Insomma, ci stiamo avvicinando ai 12 mesi, insomma, dal pronti via di questa nostra iniziativa. Per quanto riguarda il settore del risparmio gestito sotto la lente questo mese, c'è Credit Suisse. Secondo un report della stessa società, le posizioni di senior management sarebbero per la maggioranza ad appannaggio di uomini per il 72,2% contro il 27,8% delle posizioni ricoperte da professioniste donne. Se la situazione peggiora, se si guarda ai board directors, la presenza femminile è rappresentata solo da 3 donne su 13, mentre nei board executive il rapporto è di 3 a 11. L'obiettivo dichiarato di Credit Suisse sarebbe quello di raggiungere il 42% di forza lavoro femminile entro il 2024, un obiettivo che sembra molto lontano. Viene anche da chiedersi, tutto sommato, se per raggiungerlo Credit Suisse non deciderà di privilegiare l'introduzione di professioniste donne nelle posizioni più basse della propria struttura. Per quanto riguarda il mondo legale, continua la crescita di Advant NCTM, il nuovo progetto internazionale, che quindi pronunciato insomma in maniera così anglofono può essere NCTM, che però abbiamo già criticato per la scelta dei vertici totalmente al maschile, un percorso che purtroppo viene confermato anche dalle ultime nomine. 10 nuovi professionisti, di cui 3 soci, tutti uomini, tranne una donna che fa il suo ingresso in qualità di collaboratrice, per cui Advant NCTM è sempre più all'ultimo posto della classifica di genere di Fonti Legal, avviato ufficialmente l'8 marzo, come detto, scorso in occasione della maratona Le Fonti 8 marzo Donne e Lavoro, tra gli studi legali con oltre 30 partners. Stiamo parlando di 6 soci donna su un totale di 72, quindi potete immaginare. Sale invece in classifica Dentons con 2 nuovi partner, di cui una donna, che portano la percentuale al 20%, superando in classifica Legans e Gatti Pavesi. Capitolo assicurazioni: il problema della presenza femminile all'interno di realtà assicurative non è legato all'accesso all'ambiente di lavoro, bensì alle opportunità di carriera. Infatti le donne del settore assicurativo ricoprono ruoli amministrativi, back office e segreteria, ma nel momento dell'aumento del prestigio della posizione le imprese finiscono per affidare la gestione al genere maschile. Infatti, nonostante le iniziative da parte delle istituzioni, quali la legge Golfo Mosca nel 2011, ne abbiamo parlato durante la nostra maratona anche in abbondanza, le donne che rivestono ruoli di responsabilità all'interno di un gruppo bancario raggiungono l'11%, mentre le figure manageriali femminili sono solo lo 0,5%. La stessa cosa accade nel settore assicurativo, dove la situazione è pressoché analoga: il 18% delle donne come personale dirigente contro l'81% degli uomini. Infine, per quanto riguarda le società quotate, secondo il World Economic Forum, il gender gap verrà colmato solamente tra oltre 2 secoli, quindi parliamo di un periodo che supera i 200 anni, dato ulteriormente aggravato a causa del Covid-19, che se da una parte accelera determinate dinamiche, dall'altra parte interrompe il precario trend positivo. Per quale motivo è così difficile per una donna raggiungere mansioni manageriali all'interno di una società? Primo tra tutti è il cosiddetto sticky floor, vale a dire quelle situazioni nelle quali una donna si radica e fatica a emergere o avanzare nelle posizioni di entry level.
Poi c'è il noto fenomeno del glass ceiling, il soffitto di cristallo, di cosa parliamo? Quella parete invisibile che non permette alle donne di raggiungere ruoli di rilievo o promozioni. Questo è il nostro aggiornamento, insomma, sul gender gap, del nostro viaggio alla scoperta delle società virtuose e quelle meno nei confronti del gender gap. Sono ormai a 8 mesi dalla maratona Donne e Lavori ideata dalle Fonti TV, andata in onda lo scorso 8 marzo in occasione della Festa della Donna.